A Roma, all'inaugurazione di Entertainment Machine, eravamo davvero in tanti. Nelle due sale, la prima dedicata alla stereofonia e l'altra al cinema e all'audio multicanale, abbiamo ascoltato tanta bella musica e anche brani da film e concerti di riferimento assoluto. Nella sala cinema c'era il proiettore 8K Dreamvision Signature EOS L su schermo Screen Excellence Lightor Neo da ben 137 pollici, pre-multicanale Acurus Muse, finale Krell Chorus 5200XD e diffusori Magico A5, ACC al centro, A3 dietro e A-Sub per una qualità della riproduzione con pochissimi compromessi. Nella sala audio c'era un sistema con diffusori da pavimento Magico A5, l'integrato D'Agostino Momentum MXV, lo streamer Aurender A200, il DAC DCS Rossini, il giradischi EAT forte con braccio Ikeda e testina Nagra, pre AVM e cavi Transparent, con selezione musicale a cura di Luca Natali e Marco Cicogna e con la straordinaria partecipazione di Dan D'Agostino che presentava la sua nuova creatura. Ho seguito sia le delicate fasi di setup della sala audio stereo e il relativo fine tuning, sia quelle della sala multicanale. Mi sono dedicato prima di tutto alla calibrazione del proiettore Dreamvision, caratterizzato come sempre da una linearità e da una uniformità esemplari. Nel reportage su AVMagazine trovate anche qualche misura rilevata sul campo per sottolineare l'elevata qualità del risultato. Ho seguito personalmente, dicevo, anche la calibrazione del sistema audio 5.1 con il kit di autocalibrazione di Acurus, che prevede ben 4 microfoni UMIC 1 con relative aste e 2 mini computer, uno per collegare i 4 microfoni e l'altro che si interfaccia direttamente con il Muse per il trasferimento dei parametri e delle curve di calibrazione. Dopo un ulteriore fine tuning, soprattutto sulla gamma ultra bassa, in cui si è finalmente trovato il miglior compromesso tra i desiderata del distributore Luca Natali e il sottoscritto, il risultato è stato davvero emozionante, con la possibilità di raggiungere pressioni sonore indistorte davvero molto elevate. Come già anticipato, vi invitiamo a leggere l'ampio reportage anche della sala audio stereo con la selezione musicale di Marco Cicogna e Luca Natali e soprattutto del valzer delle testine a cura di Marco Benedetti, un evento nell'evento in cui sono state messe a confronto 5 testine MC prestigiose in sfida ad eliminazione diretta. I due impianti rimarranno nelle due sale di Entertainment Machine per altre 3 settimane e vi invitiamo ad andarle ad ascoltare. Nulla sarà come prima. Maggiori informazioni nella descrizione.